da una sedicente suora, suor Rosalina, in realtà avrebbe creato un ordine laico, non un vero ordine religioso. Gestisce i problemi di centinaia di giovani, alcuni giovanissimi, problemi di tossicodipendenza, disturbi comportamentali. Qualcuno sostiene che quella comunità sia un lager e che vengano usati metodi violenti nei riguardi degli ospiti, dei ragazzi. Un'inchiesta del giornale Fanpage confermerebbe questa tesi. Oggi con noi ci sono due ex ospiti della comunità, Joan e Serena. Benvenuti. Piacere. Accomodati, Joan. Tu ci sei stato, Joan, in quella comunità. Perché ti hanno portato lì? Diciamo che io sono entrato in comunità il 15 maggio del 2021, a 16 anni e mezzo. Sono entrato in comunità per prevenzione, se vogliamo dirla così. Non mi sono mai drogato, non ho mai avuto problemi di tossicodipendenza, problemi con la legge, né problemi psichiatrici. Sono stato portato in comunità appunto per, diciamo, prevenire, cominciare a usare sostanze e robe del genere. Sei stato lì un anno e mezzo, come ricordi quel periodo? Mi ricordo che la cosa che più mi ha colpito, che più mi è rimasta impressa è stata il fatto che ti veniva tolta la libertà. Tu entravi là dentro, la prima cosa che ti facevano era tagliarti i capelli a zero, tutti quanti, toglierti il nome, l'identità. Tu non ti chiami Joan Ferruccio, ma tu ti chiami Ferruccio. Tu sei Ferruccio. Ti assegnavano un numero, diventavi una persona, diciamo, come tutti gli altri. Eri una pecora in mezzo al gregge. Una pecora in mezzo al gregge. E venivate puniti se non rispettavate le regole? La punizione era, diciamo, l'emblema della comunità, no? Rappresentava la comunità, la punizione. La punizione però purtroppo non era per insegnarti, ma per farti capire. Ovvero, tu sbagliavi, dovevi pagarla. Tu sbagli, in maniera tale che non sbaglierai più, te la facciamo capire. Con le botte, con gli strilli, con lo sminuimento, con lo sminuire la tua persona. Serena, tu sei stata portata in quella comunità dai tuoi genitori addirittura a 10 anni. A scuola eri considerata una bambina ingestibile. Sei stata affidata a questa suora, suor Rosalina, che era colei che gestiva la comunità. No? Esattamente. Sono entrata lì dentro appunto anch'io perché incontrollabile anche a scuola, insomma. E mia mamma tramite un prete si è affidata a Rosalina, insomma, per un periodo doveva essere limitato, dove appunto poter raddrizzare questa bambina, ecco. Ecco, suor Rosalina era coadiuvata da un gruppo di persone che venivano chiamate i vecchi. Chi erano? Allora, i vecchi sostanzialmente erano i ragazzi più vecchi, ok, che avevano fatto già un percorso, che erano sostanzialmente, diciamo, migliorati, se vogliamo metterla da questo punto di vista, e diciamo che erano quelli che avevano più libertà, se vogliamo metterla da questo punto di vista, erano quelli che, insomma, ci portavano in giro, capito? Erano quelli che si prendevano cura di noi, ecco, da quel punto di vista, che prendevano tali responsabilità, eccetera, eccetera. Hai mai visto somministrare psicofarmaci agli ospiti della comunità? Sì, io personalmente non li ho mai presi perché ero una bambina minorenne, ci mancherebbe altro. Però i vecchi comunque erano quelli che somministravano e davano i farmaci alle ragazze e si accertavano anche che, insomma, li avessero presi, capito? Io personalmente là dentro non ho mai visto dare farmaci tramite operatori, capito? Sempre ragazze più vecchie che magari avevano il percorso più facilitato perché ormai erano passati anni. Ecco. Joan, a novembre dello scorso anno tu sei scappato da quella comunità. Tuo padre non ha creduto a quello che gli hai raccontato. Perché hai deciso di raccontare oggi, adesso, questa esperienza? Ho deciso di raccontare oggi perché oggi ho la possibilità di parlarne, visto che io comunque, scappando, ho cercato di riattivare un rapporto sentimentale con i miei genitori, no? E semplicemente che se io denunciavo ai carabinieri quello che è accaduto, ovvero violazione di proprietà privata, e mi hanno messo le mani addosso, mi stanno portando via con la forza, la prima persona che avrei dovuto denunciare sarebbe stata mio padre, perché mio padre ha chiamato i ragazzi della comunità e la suora li ha mandati. Serena, quando
tua madre ti ha riportato a casa. Nemmeno a te credevano, no? Non sono stata creduta, ma anzi, l'ingenuità di una bambina di 12-13 anni, insomma, ha portato a raccontare i problemi, insomma, alle persone che incontravo per avere anche un po' di conforto, mettiamola così. E mi sono sentita solo dire che ero una pazza, che ero stata in manicomio, che insomma era da stare lontani da quella persona, perché pazza appunto, perché le cose che dicevano oggettivamente erano anche forti, e perciò non sono mai stata creduta da questo punto di vista. Questa inchiesta è nata grazie al lavoro del quotidiano Fanpage. Con noi c'è una giornalista, Ilaria Quattrone. Benvenuta Ilaria. Accomodati. Dopo alcune segnalazioni avete deciso di far infiltrare una collega giornalista. Che cosa avete documentato all'interno della comunità? Esatto, abbiamo ricevuto una segnalazione, abbiamo deciso di incontrare questa persona che ci ha raccontato dinamiche veramente preoccupanti, fatte di violenze fisiche, psicologiche, verbali. Abbiamo incontrato un ex ospite che ci ha anche fornito dei referti medici, quindi delle prove che dimostravano di aver subito comunque delle violenze. E con il team Backstage, che da anni comunque si occupa di inchieste, di questo lavoro, abbiamo deciso comunque di prima di tutto incontrare altri ex ospiti che anche loro ci hanno confermato questo clima fatto di violenze fisiche e psicologiche, e che non si conoscevano tra loro, che erano stati all'interno della comunità in periodi diversi. Una volta raccolto tutto questo materiale, abbiamo deciso poi di vederlo con i nostri occhi, e quindi una nostra giornalista è entrata all'interno della comunità come volontaria. Abbiamo avvicinato una delle collaboratrici più strette della suora, che poi ci ha permesso appunto di incontrare suor Rosalina. Ecco, suor Rosalina, sì, ha reagito in qualche modo alla vostra inchiesta? Sì, dopo la pubblicazione della prima puntata ha reagito sostenendo che quanto comunque avevamo documentato era artefatto, ovviamente non è stato così, affermando anche che la nostra giornalista non era stata per tanto tempo all'interno della comunità. In realtà è stata 29 giorni e ha dormito all'interno della struttura 8 notti, e sostenendo che molti di questi metodi siano comunque confermati da sedicenti studi o comunque che ci siano dei metodi scientificamente provati. Cioè giustificava in qualche modo quel clima di terrore e quelle violenze. Voi sostenete, Ilaria, che la vostra giornalista infiltrata sia stata addirittura minacciata? Sì, dopo la pubblicazione della prima inchiesta, la nostra giornalista ha ricevuto una telefonata da suor Rosalina in cui veniva minacciata e espressamente veniva detto "la pagherai". La Procura di Brescia nel frattempo ha aperto un fascicolo sui presunti maltrattamenti. Sai a che punto sono le indagini? Sappiamo per il momento che le indagini sono ancora in corso, ma non sappiamo altro, ecco. Mm. La responsabile della comunità, suor Rosalina, ha annunciato sui social una class action a difesa della comunità e a tutela di tutti coloro che hanno favorito, diciamo, la menzogna di questa ricostruzione. Ci sono state, come dire, menzogne che sono state messe in giro nella vostra inchiesta e in qualche modo menzogne che hanno rovinato la vita di qualcuno, perché due ragazzi sono venuti oggi a testimoniare che effettivamente qualcosa succedeva all'interno. Sì, e non sono gli unici, nel senso che comunque oltre ai loro racconti noi abbiamo i racconti di tantissimi altri ex ospiti che confermano questi metodi. Ripeto, sono comunque tutti racconti che sono stati da noi stessi e dal nostro team di inchiesta Baxter verificati. Quindi e comprovati appunto poi anche dal lavoro che è stato svolto dalla nostra giornalista, che appunto è entrata all'interno della comunità e ha trovato conferma di quanto ci veniva raccontato da tutti questi ragazzi e ragazze.
ovviamente noi siamo garantisti fino alla fine, la Procura di Brescia farà chiarezza, certo è che ci sono zone d'ombra su questa storia che vanno certamente investigate. Grazie Ilaria Quattroni, grazie, grazie Serena, grazie Joan. Noi amici telespettatori ci fermiamo per qualche minuto, ma i fatti vostri tornano tra pochissimo, restate con noi.